Amici galattici, a questa nuova puntata del Warhammer Quiz. In assenza del campione paesiello ritirato. Campione! Battuto. È vero. Ritiratosi nella frangia meridionale. Dopo piangere in un angolo. A piangere dopo la sconfitta vergognosa contro il cugino Giulio. Ciao Giulio! Campione della frangia meridionale. Siamo qui con il nostro Doc, il nostro Mac e il simpatico Fra, che non ha soprannomi. È simpatico. Nel Warhammer Quiz di oggi, domande su Warhammer 40.000. Aia. Vedo già il terrore negli occhi dei partecipanti, in assenza anche di un faro che di solito illumina la galassia come il paesiello. Si sente la mancanza del paesiello. Si sente la mancanza del paesiello. Si sentirà poi. Domande, ovviamente come al solito, su prenotazione, ma oggi abbiamo dei buzz molto speciali. Facciamo appunto un giro di buzz per vedere se funzionano. Partiamo dal nostro Fra. Sembra funzionare. Nostro Simo. Funziona. Aspetta. No. Funzionava il mio. Vai, rifai. Ok, siamo pronti per partire. I buzz funzionano. Partiamo con la prima domanda. Allora, devi tirare un pugno in faccia. La prima domanda è la seguente. Casa delle legioni traditrici. Non ho capito la domanda. Sto premendo. Il Mac? Occhio del terrore. Giusto, risposta corretta. Dove stanno di casa? Ragazzi, un po' di brio. Io pensavo casa tipo casata. Anch'io, tipo quelle dei cavalieri imperiali. Esatto, stavo pensando, casata tipo quale? Vabbè, cominciamo benissimo. Partiamo. Seconda domanda, attenzione, pronti sui buzz. Che poi abitano solo lì, non è vero. Pronti sui buzz. Guardia imperiale, la cui provenienza è un mondo giungla. Chi è che ha premuto prima? Io, dai. Premuto io prima. Simo. I Cataciani. Giusto, un altro punto per il nostro Mac che dimostra tutto il suo potere da parchetto. Tutto lo premo io. Non solo modifiche, ma anche cultura. Giusto. Perché non è sulla spalla, perché c'è anche è massa, però. Giustamente per fare le modifiche serve cultura. Serve cultura, ovviamente. Per dipingere, no, infatti. Capito? Infatti lui. Terza domanda. Importante questa, bisogna saperla. Crearono gli orchi. Fra. Gli antichi. Giusto! Un punto per il nostro Fra, che dimostra tutta la sua sportività come al solito. Attenzione, quarta domanda molto difficile. Cosa mantiene in vita l'imperatore? Vabbè, però Fra, che l'hai ammazzato. Fra, il nostro Fra. Trono d'oro. Il trono d'oro, risposta corretta. Un altro punto per il nostro Fra che va a due punti, due punti. Sottolineo la sportività, Sottolineo la sportività. Maestra, posso regalare un punto a Nico perché è a zero? No. Mi sono provato anch'io comunque. State venendo, scusa Nico. Il nostro Doc in difficoltà. Posso dipingere qualcosa? Nel frattempo. I dadi, tipo. Vuoi una noce, un tappo di sughero? Passiamo alla prossima domanda, che è: qual è il dio della pestilenza? Signore e signori, il Mac è il primo a prenotarsi. Nargol, un punto al nostro Mac che risponde correttamente. Attenzione. 3 punti per il nostro Mac, 2 punti per il nostro Fra, 0 per il nostro Doc Nico, che a quanto pare non riesce a suonare il buzz abbastanza velocemente. Attenzione, passiamo alla prossima domanda. Doc Nico, confidiamo in te. Posso cambiare il buzz? Mi faccio malissimo. Ma perché tu sei, cioè, te lo massacri. Toccalo con cura, così. E poi non mi hai visto. Qual è il mondo che è la casa dell'Adeptus Mechanicus? Simo. Marte, un altro punto per Simo. Attenzione, Simo le sa tutte, Qua è un problema, io. Bisogna impegnarsi. Dove risiede anche il drago, alcuni pensano. La scheggia del drago del vuoto. Facciamo, Vabbè, la stessa cosa che ho detto io. No. Tu hai detto qualcosa, Nico. Io. Passiamo alla prossima domanda. La più grande classe
inteso come categoria, delle navi imperiali. Fra? Emperor. No. Si può dire che dei Titanic era l'imperator. Comunque, la battleship. No. Ok. Ci arrivava quel ragionamento. Forza della Guardia Imperiale creata per i criminali. La legione penale. Giusto! Un altro punto per il nostro Simo. A quanto sei, Simo? Sono a 20, se non sbaglio. No, sto tenendo il conto. Piacerebbe. Così no. A 5, ok, credo. Io ho perso. Non era Adeptus Arbitres. No, è il penale, la pena lì. Tipo Judge Dredd. Sì, l'administratum quello. Qual era il precedente nome delle Adeptus Sororitas? Fra? Porca miseria. È brutto. Le Sororitas? Cioè, delle sorelle guerriere. Qual è il precedente nome delle sorelle guerriere? Le ancelle dell'imperatore? No, aspetta. Ah, sbagliato. Passiamo alla prossima domanda. Qual era? Giusto per sapere. Orders Militant si chiamavano. No. Ah, figure. Ciao, figlio. Enormi navi che trasportano gli Eldar. Qua è stato vicinissimo, ma il mecca ha suonato per primo. Gli Arcamondi. Che si chiamano anche in inglese? Craftworks. Giusto. Giusto, un altro punto. Questa però la sa posso. Dai, dimmene 4. Facciamo allora, dimmene 4. No. Vabbè, Yanden, Bieltan, Ultue, che credo, spero si dica così, e Saimai che l'ho detto giusto. Qual è, in questa domanda importantissima, attenzione, ma dovete sapere, il nome precedente degli dei delle stelle? Il dito si avvicina ma non conclude. Fra? Li chiamano vampiri stellari. No, aspetta. Zlan. No. Ecco Giuda. I dei stellari si intende quelli dei Necrons. 40.000, dei Necrons. E che si chiamano? Le schegge dei... Loctan. No. Giusto! Attenzione, il primo punto del Docnico. Loctan. Eh sì, Loctan. Di che cosa sono fatti i corpi dei Necron? Non è facile questo. Necrometal? No. Oh, fischia. Necroderma. Giusto, risposta corretta del nostro Mac che va a 7 punti. Attenzione. Non ho avuto bisogno dell'aiuto, lo sapevo prima, ero un po' in imbarazzo e non volevo. Qual è il nome della casa degli elfi oscuri detti Drukhari? Comorag, un punto per il nostro casa. Una volta l'ho superato l'imbarazzo di casa. E io sono impallato ancora, l'altra volta casata ho pensato, quindi è una forma all'inizio di... Sì, poi ho detto aspetta. Che cosa utilizzano gli Eldar per viaggiare nella galassia? La rete? Giusto, un punto per il nostro Dominico che non si fa intimorire. Stavo pensando agli Eldar oscuri, si aspettava cosa usa. La stessa cosa. Infatti, ho pensato, è navi, così. Cosa accade quando tanti orchi, oddio, si uniscono a una warband? Vabbè, non sto neanche prenotandomi che tanto, cioè... La WAG. Esatto, un altro punto. Però se non l'avevo premuto per prima. Non lo so, Io qua perché... non ci ho neanche provato, perché mi si è sfondato il naso. Perché lui... io mi sono fatto male, però lui ha messo il dito prima, secondo me, a regia. Quindi punto a me, per essere sicuro. Quindi punto a Nico. No, vabbè, perché? Perché li buoni. Perché fra i litiganti. Il terzo gode. Siamo a 3 punti per Nico, 3 punti per Fra, 7 punti a Simo. Ok. Ma che vince così, Dobbiamo equalizzarci noi due perché lui vince così. Qual è il Dreadnought più vecchio? Fra. Bjorn. Assolutamente sì, un altro punto per il nostro Fra che va a 4 punti, quindi 7 punti per il nostro Mac, 4 punti per il nostro Fra e attenzione 3 punti per il nostro Doc Nico che comunque dopo una partenza molto difficile si è riscattato. E poi alla fine qualcosa maestra, possiamo regalare, alla fine abbiamo regalato. Sì. Certo, giusto, io mi sento bene. Qual è la legione di Space Marine con
il maggior numero di seconda fondazione. Gli angeli oscuri. Fra Ultramarine. Ultramarine, ah, attenzione, 7 punti per il nostro Mac, ben 5 per il nostro Fra e 3 punti per il nostro Doc Nico. Attenzione perché passiamo alla prossima domanda. Quindi, chi è il primo primarca ad essere diventato traditore? Fra, velocissimo. Lorgar. Lorgar, risposta corretta che porta il nostro Fra a 6 punti, quindi 7 punti il nostro Mac, 6 punti il nostro Fra, 3 punti il nostro Top Nico. Si dice che contenga un pezzo dell'armatura dell'imperatore. Mac. È stato un po' precipitoso. Però si dice che contiene un pezzo dell'armatura dell'imperatore. Sì. Questa è la domanda. Oddio, faccio una figuraccia. Il trono d'oro. Cioè, ci hanno detto un po' più di un pezzo dell'imperatore. Beh, tecnicamente è corretto. No. Hai detto come la luna nera. No. Ha dato una meraviglia perché proprio su qui stanno quei pezzi lì. No, la Crux terminato. Proprio sulla spallaccio. E questa è una risposta corretta, che vale un punto e non solo, vale un pareggio, vale, perché siamo 7 a 7, 3 punti per i Doc. Paura, signori, paura. Con sangue armato. Lorgar la sapevo. I navi. I navi. Argamondi. Le mani.